Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con le pagelle di Juventus Sport 3-2, partita che ha visto i bianconeri uscire dalla Champions League. Mannaccia la madò. Vabbè, lasciamo stare le bestemmie. Ragazzi, ringrazio Luan Antonio per le clip. Magari non mi impappino. Noi non perdiamoci in chiacchiere, che è meglio, perché sennò mi verrebbero da bestemmiare da oggi fino a domani mattina. Non basterebbe manco tutto il calendario. E partiamo subito col video. Vamo. Szczęsny si prende probabilmente la prima insufficienza dell'anno. Io non metto mai insufficiente Szczęsny, lo sapete, però ieri comunque sul gol ha delle colpe. Le colpe maggiori forse sono anche dalla barriera. Però anche Szczęsny, in quel caso secondo me, opinione mia, Donnarumma lo parava con la testa. Non sto dicendo che Donnarumma è più forte di Szczęsny, sto dicendo che Donnarumma in quell'occasione avrebbe parato quella palla con la capoccia. Con la capoccia brava Donnarumma. Purtroppo è l'unico momento dove si deve far vedere e non si è fatto vedere. Per il resto qualche paratina a quella, ma comunque un 5. Per la prima volta forse in stagione Szczęsny a casa se lo porta. 6 per Bonucci. Ieri che Demiral ha fatto schifo, Bonucci stranamente dirige con diligenza la difesa dalla Juve, specie nel primo tempo dove salva parecchio e copre i buchi del turco. Ha fatto veramente una bellissima prestazione ieri Bonucci, mi è piaciuto abbastanza e quindi gli va riconosciuto questo elogio. Per il resto ha fatto anche qualche errorino, ho visto magari in fase di impostazione, ma comunque il suo 6 a casa se lo porta. E bravo capitanello Bonucci, cioè almeno ieri è stato capitano. 4,5 per Demiral che è stato veramente penoso. Veramente tu non puoi in Champions League fare quelle ingenuità. Io l'ho sempre detto che Demiral ha tanta grinta, ottimo carattere, ok, ma per giocare a calcio, se c'hai due ferri da stiro al posto dei piedi e non sai niente di tattica, non ci puoi giocare a calcio. Non sto dicendo che Demiral non deve fare il giocatore di calcio, semplicemente può giocare solo con Spezia e Benevento e con lui può fare solo la riserva, perché da titolare, per esempio, Alexandro un po' di partite le ingarra. Demiral da titolare quei big match tipo, che ne so, Milan, Inter, queste cose qua non li ha praticamente mai ingarrati. Ma Alexandro invece a casa si porta un buon 5,5. Cioè buono, si va per dire. Però insomma mi aspettavo di peggio sinceramente da Alessandro. Lento, macchinoso, ormai ho 4 anni che così ha perso tutte le doti offensive, migliorando quelle difensive. Però ieri ha fatto alti e bassi, ha salvato qualche gol, però ha anche sbagliato tanto. 7-1 per Quadrado, ripeto, ogni volta gli darei anche 7,5 perché gioca più da esterno che da terzino, ma io devo valutare come è la sua posizione in campo. Però quale di terzino, ragazzi? E ieri per aver fatto il terzino Quadrado si porta a casa appena, diciamo così, un 7 meno. In fase difensiva magari qualcosina può migliorare, anche in fase di impostazione, però per quanto riguarda i cross si rende sempre velenoso, sempre disponibile e sa sempre quando verticalizzare, quindi super Quadrado che porta a casa un 7 meno. 6,5 per Rabiot, ottimo per il gol, ma in generale durante tutta la partita abbiamo visto per lunghi tratti quell'ottimo centrocampista che si era trovato al Paris Saint-Germain molto molto bene. Per lui dall'inizio della stagione sono 3 gol, 2 assist e un rigore procurato, mica male ragazzi. Dobbiamo pensarci due volte prima di criticarlo così spesso, perché qualche partita buona l'ha anche ingarrata. Peccato che due di queste sono quelle con il Porto, dove tra l'altro non è neanche servito a niente. Comunque un 6,5 Rabiot se lo porta a casa in crescita. 6 per Arthur, il Porto gli tende praticamente una trappola, praticamente lo mettono in gabbia durante tutta la partita ed è limitato in fase di impostazione. Però per quanto riguarda il resto, un ottimo Arthur, non perde mai un pallone, non sbaglia mai un passaggio e quindi il suo 6 quotidiano. Il centrocampista brasiliano ha pagato circa 70 milioni al Barcellona, se lo porta a casa, quindi molto molto bene anche Arthur, cioè insomma anche, sono più insufficienti di sufficienti ragazzi. 5,5 per Aaron Ramsey, chi l'ha visto? L'ha visto qualcuno? No, quindi per sicurezza le do 5,5 per essere sicuro di non sbagliare. Ciao, vabbè no, a parte gli scherzi, comunque ragazzi deve farsi vedere un po' di più, perché lui quando inventa sa rendersi molto molto pericoloso, però non capisco quando viene schierato in questa maniera, non riesce mai ad incidere, cioè ragazzi boh, veramente ho finito le parole, quindi 5,5 per Aaron Ramsey. Man of the match, ma mi sembra per la quinta volta consecutiva, Federico Chiesa, 9, tra andata e ritorno ha fatto 3 gol, ha praticamente salvato almeno la faccia alla Juve. È veramente commovente come si prende in mano questa Juventus, Federico Chiesa, quindi veramente veramente un giocatore fenomenale. È stato preso l'ultimo giorno di mercato, Paratici e Nedved bisogna limitargli le critiche perché comunque hanno avuto l'intuizione di prenderlo, quindi veramente perfetto ragazzi, perfetto. Il nuovo ciclo deve ripartire da lui, da Dybala, da Arthur, via Ronaldo per favore. Morata si porta a casa un 5. Morata che ragazzi ha fatto 16 gol, ma prima di dire che quest'anno è lui la nostra salvezza e non Dybala, sì è vero, con lui abbiamo un gioco nettamente migliore, ma lui l'occasione le deve buttare dentro ragazzi, perché non è possibile che nei big match Morata ha fatto gol solo alla Lazio,
E comunque non era neanche un gol troppo difficile da fare perché c'è qualcuno di Chiesa. Ragazzi, io adoro Morata, è uno che mi fa 16 gol e 10 assist, io non posso che adorarlo. Però nei big match deve farsi vedere di più, questo è il mio pensiero. Ronaldo in qualche big match si è fatto vedere, meno male perché la squadra gioca per lui, ma per quanto riguarda la partita di ieri, Ronaldo 4, il suo ciclo alla Juventus per me è finito. Incentrare il gioco su Ronaldo anche l'anno prossimo quando avrà 37 anni mi sembra utopia. Girarsi c'è cioè, la barriera in quella... Cioè tu prendi 30 milioni all'anno e non puoi minimamente pensare di girarti quando stai in barriera. Il mister a calcetto mi diceva se tu ti giri io ti sostituisco. Ieri Ronaldo andava per me addirittura sostituito. Mi sa che avevamo pure finito i cambi, ma veramente una partita da schifo. Kulusevski invece da subentrato prende un 5,5, doveva per me incidere qualcosa di più. È vero che qualche pericolo li crea e io dico vabbè che uno magari si mangia i gol davanti alla porta, però vuol dire che almeno le occasioni le sta creando, almeno pericoloso si rende. Sì, è vero ragazzi, infatti è per questo che le do 5,5 e non 5 ragazzi, perché sembra quasi sempre indeciso quando deve fare la mossa giusta. Un po' indeciso Dejan Kulusevski, deve migliorare un po' l'intesa con i compagni perché un po' non è neanche troppo colpa sua in realtà perché ha giocato praticamente ovunque. 5,5 per McKennie, non sta troppo bene fisicamente, si vede, lo si nota veramente lontano un miglio che il miglior McKennie non è questo qui, ci fosse stato il miglior McKennie ieri al posto di Ramsey probabilmente avremmo giocato 11 contro 10 e non 10 contro 10, una cosa veramente incredibile. Quando entra non cambia neanche più di tanto la partita come facevo in passato, spero veramente che si riprenda perché da qui alla fine del campionato per cercare di rimontare abbiamo assolutamente bisogno dell'americano che abbiamo scoperto essere veramente un super super centrocampista. Per quanto riguarda invece l'ultimo subentrato, ovvero Matix De Ligt, che andiamo ad analizzare, si prende da casa un 7 e entra e dà quella sicurezza alla difesa che praticamente non ha dato demirale per tutta la partita, quindi sicuramente è una roccia in difesa, entra e praticamente cambia il volto difensivo. 5,5 per Pirlo, gli recrimino solo il fatto di non aver messo De Ligt dall'inizio, perché alla fine ragazzi Pirlo ha messo comunque un bel gioco in campo, poi se Morata si mangia i gol, se Morata segna in fuorigioco, se l'arbitro non dà il rigore su Ronaldo, se Ronaldo alla barriera non si vuole proteggere la faccia e salta come un cretino, se Szczęsny non si è fatto trovare pronto e se Dybala è tutto infortunato ragazzi, comunque non è colpa sua ragazzi, è un bel gioco, comunque lo si è visto, la Juve grintosa lo si è vista, non gli posso recriminare più di tanto, quindi un 5,5 a casa se lo porta, i conti si faranno alla fine. Detto questo ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se ti è piaciuto il video ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram, da Monisport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!